prova, 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 prova. Devi avvicinare per Piero. Ma quando arrivi signori, benvenuti alla Pala Scopa, dove sta per avere inizio l'incontro tra il Volley Soverato e il Sevilla Palmason. La Lega Pallavolo Serie A Femminile Master Loop Sport vi danno il benvenuto all'incontro odierno del 75esimo campionato di Serie A2 e vi augurano buon divertimento! Odierna. Primo arbitro Colucci Marco di Matera. Secondo arbitro Scarfò Fabio di Reggio Calabria. E andiamo con le formazioni per il CDA Talmasson col numero 2 Jolie. Col numero 4 Ceron, col numero 6 Nardini, col numero 9 Gomiero, col numero 10 Stocco, col numero 17 Kinga, il libero numero 16 Ponte, allenatore Guidetti, vice allenatore Tonelli. Girone A, un buon pomeriggio dalla Palascoppa di Soverato. Pietro Mosella vi parla con le riprese e l'assistenza tecnica di Antonio Siciliano. Salutiamo anche per sugli schermi di S1 TV e salutiamo anche chi ci segue in diretta streaming su www.volleysoverato.it. Grazie a Piero Ritano. Dicevamo, ottava giornata del campionato di Serie A2. Girone A, Volley Soverato che sfida il CDA Volley Talmasson, formazione neopromossa friulana che arriva qui alla Palascoppa per cercare di far punti. Soverato che invece vuole riprendere la marcia dopo la sconfitta 3-0 sul campo della capolista Marignano di domenica scorsa. Tutto è pronto, sestetti annunciati. Allora ricordiamo di nuovo gli arbitri della gara, che sono Marco Colucci di Matera e Fabio Scarfò di Reggio Calabria. Che
si parte con Talmasons al servizio. Salutiamo anche gli amici friulani che ci seguono in diretta streaming grazie a bollesoverato.it. C'è subito free ball per Soverato, ricostruisce Bortoli, si va con la B, viene Caneva, miracolo in difesa ancora di Talmasson e poi l'attacco vincente da parte della numero 2 Jessica Jolie. 0-1 vantaggio per le ospiti in questa via di gara. Dicevamo, salutiamo anche gli amici privati che ci seguono in diretta streaming su bollesoverato.it. Salutiamo anche i tanti tifosi soveratesi sparsi per l'Italia e non solo, che seguono anche da lontano la squadra della propria città. Ancora Talmasson al servizio con la numero 9 Irene Comiero, l'attacco affidata a Chiara Mason, sporca il muro di un ospite ma la palla poi termina tra le file delle ospiti. Da segnalare la centrale Daniela Nardini, qui autrice di un'ottima stagione nel 2015-2016 con Luca Selchi in panchina, stagione che culminò con il secondo posto della semifinale playoff e la finale di Coppa Italia. Nardini al servizio su Ciasceva che riceve, poi Bortoli va da Mason, muro fuori, anzi no, muro dentro, giusto, muro dentro, praticamente palla che è carambolata sulla riga dopo l'attacco di Chiara Mason. Allora punto numero 3 per Talmasson che regge dalla sconfitta casalinga tiebreak con Olbia, mentre il Soverato, come dicevamo in precedenza, ha perso in casa della capolista Marignano. Una sbaglia al servizio Daniela Nardini, allora punto Soverato, 2-3 in questo avvio di gara. Chiara Mason. Tacco adesso, affidata ancora Jessica Jolie, tocca Gibertini ma non trattiene, 2-4. Dopo il palleggio di Martina Stoppo. Centrale Anna Caneva che va al servizio adesso. Attenzione, poi Stocco, il palleggio ancora per Jolie, murata, salva tutto Stocco e poi ancora il contrattacco da seconda linea, palla di fatto di appoggio, ben difesa da Mason. Ciasceva, il contrattacco, il diagonale solamente toccato in difesa dalla libero Jenny Ponte. Allora 4 pari, equilibrio in avvio di gara, e al servizio c'è ancora Anna Caneva. Ricezione del libero ospite, poi Stocco per la fast col pallonetto di Ceron, difeso e poi ancora fast di Ceron fuori. Allora 5-4, vantaggio Soverato, formazione ospite guidata da Ettore Guidetti. Al servizio ancora Anna Caneva, che a 0 di break aperto da Soverato con Caneva al servizio. Adesso Jolie, murata,
si salva Talmasons, si lotta a muro, ora free ball di fatto per Soverato, attacca Botarelli, grande avanti Irene Botarelli, primo punto anche per lei, 6-4 Soverato. In questa via di gara c'è Gomiero, poi l'attacco da seconda linea col piazzato tenuto in difesa da Soverato, contrattacco di Masson, c'è la difesa di Talmasson e poi sbaglia praticamente Repice, allora consente una free ball mal sfruttata da Jolie per Talmasson, allora 7-4 time out Talmasons. Si riprende dopo il time out voluto da coach Guidetti. Salutiamo a proposito dei tifosi del Molle Soverato che ci seguono diretta streaming, l'affezionatissimo Francesco da Milano. 8-4 del Soverato in uscita dal time out, che continua a seguirci con affetto, a seguire soprattutto il Molle Soverato. Riceve, poi l'attacco affidato a Jolie, punto questa volta in diagonale, interrompe il digiuno in attacco dopo un 6-0 di parziale per Soverato, e ora Talmasson torna a punti 8-5 ed è proprio Jessica Jolie che va in battuta, il quinto punto realizzato per la compagine friulana. Riceve ciao Sheva. L'attacco di Botarelli, pallonetto spinto sulla parallela, c'è la difesa e il contrattacco di Jolie. Punto di Jolie e allora 8-6. Break di Talmasson, si rifà sotto. Gol di Talmasson. Al servizio 9-6, errore di Giorgio, 9-6 il punteggio, out il servizio di Botarelli, un errore per parte di questo frangente di gioco, prima Giorgio e Botarelli. Servizio ospite con Ceron, ricezione di Masson, tocco di seconda di bordo, l'intelligente sorprende la difesa ospite, allora 10-7, più 3 nuovamente per Soverato, che manda in battuta su Pano Ciascio. Piazzato vincente, rimasto in sospensione in aria Giovi, che è sicuramente la più positiva di questa via di gara per la formazione ospite, la più intraprendente per la formazione di gara, che è stata
determinata in questa avvio di gara, 10-8 il punteggio al servizio. Martina Stocco, palleggiatrice ospite, battuta tesa su Ciocela che tiene bene in ricezione, poi Fastaby col pallone del capitano, vittoria Regge 11-8. Non era facile, è stata brava ad evitare il muro con questo pallonetto che ha sorpreso la difesa. E al servizio adesso proprio Capitan Repice. Attenzione, poi attacco di Nardini, deve andare con la mano sinistra sul primo tempo, 11, no, questo è un tocco di esperienza di Daniele Nardini. Classe 82, grande esperienza per lei, però scappa la linea 2, presenza anche in Europa. Con la mano sinistra perché la pallone era troppo lungo, ha evitato il muro, ha messo giù la palla, 11. Sbaglia la punta Irene Mumiero e allora 12-9. Porta di servizio. Murata con l'altra mano, Giolì salva tutto Cipertini, contrattacco di Mason, punto di Mason, 13-9 più 4 soverani. Portali al servizio. Attacco affidato al numero 17 Atalan, poi la difesa di Soverato, il contro-attacco di centro, la seconda linea di Simpano, ciao, c'è la 14-9. Il 5 Soverato prova ad allungare questa fase centrale del primo set. Rimane al servizio Laura Bortoli. Ricezione buona questa volta e poi attacco murato per la canna e allora 16-9, esce ancora bene dal time out Soverato, è attivo, è presente a muro da cambio, entra numero 3 Petruzziello a posto di Giulia Atala. Ancora morto nel servizio Romero, poi l'attacco affidato a Giolì, punto questa volta, allora 16-10. Thank you.
iniziale al servizio, battuta mancina, tesa, ricevuta bene però da Massa fuori dentro, e poi il tocco di secondo di fatto di Stocco con la mano sinistra, 17-12, che sorprende la difesa di Soverato, 17-12 allora. Rimane al servizio Carlotta Petruzziello, appena non è entrato. Canela che tiene vivo lo scambio, dall'altra parte Botarelli attacca, grazie a Botarelli, certo non era facile, certo no. Poi Botarelli palla sull'asticella, 18-13, ha fatto una gran difesa Repici, aveva salvato sul pallonetto. E poi dalla spinta sulla parallela ci arriva il tuffo Mason, ma non riesce a tenere vivo lo scambio, allora 19-14. Bolzo velato, Gibertini, Borto, lo ricostruisce, si va col pallonetto di Repice, gran salvataggio ancora della squadra ospite, ma ancora free bolzo velato, si va ancora da Repice, fast, il punteggio. Funzione non buona questa volta di Gommiero, che poi comunque attacca, c'è la difesa di Mason, il contrattacco proprio di Mason, gran diagonale, 21-14 allora. Seconda linea vincente di Petruzziello, era arrivato a Botarelli ma non ha tenuto vivo lo scambio, allora 21-15, comunque sempre più 6 Soverato, si avvicina, questo punti da difendere,
Masson si attacca con il Gomiero, che la difesa di Gibertini, il contrattacco affidato a Masson, pallonetto Gomiero Masson, e allora 22-15. Repice al servizio. Posizione di Ponte, poi l'attacco. Gomiero Murata, ma c'è stata l'invasione al muro e allora 22-16.
Riprendiamo il collegamento dal Palascoppa di Soverato, anche salutiamo nuovamente gli internauti che ci seguono in diretta streaming su collesoverato.it, perché sta per iniziare il secondo set tra Volley Soverato e Cidia Volley Talma Sons. 1-0 il punteggio per le padrone di casa, 25-17 il parziale. Subito secondo set per le padrone di casa, 1-0 allora. Con Bortoli che rimane al servizio, quindi dicevamo primo set 25-17 sostanzialmente condotto dal Volley Soverato, che non ha avuto particolari difficoltà dopo il breve equilibrio in avvio. Bortoli al servizio, Giovi riceve, poi l'attacco da seconda linea, Palmiero, faccio il tocco al muro e allora uno pari. Chiaron al servizio allora, una delle due centrali. Palla che passa, il tuffo Givertini riceve, poi l'attacco di Mason, c'è la difesa di Pomiere, poi il contrattacco della numero 17, Kinga Atala, appena rientrata sulla Taraflex dopo essere uscita sulla 16-9 dell'ultimo parziale. L'opposto polacca, quasi 89. È rientrata, Geron rimane al servizio. Giovanni Ciausceva, un po' lunga, viene murata Canneva, salva tutto proprio Canneva e poi Bortoli. Però manda fuori Bottarelli, allora 1-3. Servizio Sara Cerone, ciao, c'è la buon attacco di Mason, che ora ne vince 2-3. Sara Mason Ciausceva, parallel out però di Ciausceva, 2-4, spreca il contrattacco Soverato allora con la free ball a disposizione. Allora il battito ce la Kinga Atala. Servizio di Atala, Givertini riceve, poi l'attacco affidato ancora a Ciausceva, tocca il muro, ci arriva proprio Atala, salva tutto e poi Giolì dall'altra parte, di fatto una free ball per Soverato, da seconda linea, Mason non passa, 2-5. Subito time out di Coach Napolitano. Torna sul Taraflex del Palascoppa dopo il time out voluto da coach Napolitano, questa volta 2 Soverato, 5 Talmasons in questo avvio di secondo parziale.
Atala al servizio per le ospiti, battuta tesa e lunga, ricevuta dai Gibertini non senza difficoltà, attacco di Botarelli, questa volta è buono il diagonale dell'opposto Soverato, 3-5, accorcia Soverato, uscito dal time out, calcio avanza. La scacciatrice numero 2, classe 2000, per le ospite al servizio. Questa volta 4-6. Bottarelli al servizio. Attacco da seconda linea, diretto alla piazzata, difeso da Masone, poi il contrattacco di Bottarelli da seconda linea, Atala difende, poi Oviero dall'altra parte, il tuffo, salva tutto Gibertini, poi Ciao Sceva, Ciao Sceva, una palla non facile, 5-6. Il punteggio in uscita l'altra no, Ciao Sceva al servizio, ricezione non buona di Gioli, poi un po' attaccare la Massone, rivolto Verato, Bottarelli, attacco subito di Masone, diagonale, nonostante il tentativo di Ponte, allora 9-7 il punteggio.
C'è il punto di Dalma Sanzo, 12-10. Non è tanto Sanzo, decimo punto, rimane battuta Posa, anche era entrata l'altro libero. E poi ancora Atala che non passa. 13-30 da parte della squadra ospite in attacco. Bravo Soverato. Thank you.
Realizza anche il punto, probabilmente involontario, ma il tuffo si è rivelato decisivo. Premiata la sua determinazione nell'andare a prendere questa palla che era praticamente a terra. Tuffo salva il pallone che va dall'altra parte, sorprende la difesa di Soverato, quasi sulla riga la palla va a cadere dall'altra parte del campo, 14 pali allora. Attacco di Ciao Sheva, bella bulgara, torna avanti Soverato, 15-14, adesso una bella fase di questo. I parpelli di campo per Caneva nel Soverato, va al servizio che era il momento. 15 Soverato, 16 Molletano questa volta, con Giorgio al servizio per le ospiti. Ciao Sheva riceve, Bortoli per il pallonetto di Repice che praticamente sporcando un colpo elude l'intervento del muro, però e allo stesso tempo riesce a mettere giù la palla. L'attacco affidato a Ciao Sheva, tocca il muro e allora controattacco difeso da Soverato, poi Mason, pallonetto da seconda linea, c'è Ponte, poi il contrattacco di Gioli da seconda linea, a un certo punto di telefono siamo tutti gli ospiti 17-16. Botta rete,
Volley Talmasson e ora il time out è per la squadra ospite. Torna in campo, 18-16 il punteggio, Montanelli al servizio per Cioverato, posizione di Ponte, poi la fase di Nardini, tocca il muro, ci arriva con un miracolo repice, poi Gimbertini per Botarelli che appoggia dall'altra parte, allora ricostruisce, Talmasson che attacca, ma da Bordoli, allora punto numero 19 di Cioverato. Attacca, ma sono tocca il muro,
6 palle per 2-0. Numero 19 per Volle Talmas, senza prima terra. Luciano di Ciao, se va poi l'attacco affidata a Mason. Diagonale 25-19, 2-0. Riprendiamo il collegamento dal Palace Coppa di Soverato, terzo set che sta per prendere il via con un volley Talmason al servizio con Romiero, poi l'attacco di Potarelli non passa la seconda linea, 1-0-1. Allora stavi in terzo set, ricordiamo volley Soverato avanti 2-0, 25-17, 25-19. Riceve Ciao, ce la tiene bene, ce la fasta, un pallonetto.
Pignoli, tocca il muro, a palla fuori, allora punto per Dalmasson. Dal servizio ci va con il numero 7, la entra da Karin Barbanzeni, classe 99. Out il servizio 2-2. Giovane centrale, ventenne. Salva tutto Mason, ciao, ci va dall'altra parte, free ball per Volley Talmason, l'attacco affidato a Gioli di nuovo, e punto questa volta in diagonale per la schiacciatrice della formazione friulana 2-3. Lungata l'alzo. Con le Talmasson, tre pari, Canova al servizio. C'è Gioli, poi stoppa in barca per l'attacco di Romero, la seconda linea, punto. Questa volta tocca solamente Canova, 3-4. Di Chiara Mason, che ha lasciato passare il pallone credendo fosse fuori, invece la palla quasi a ridosso della linea cade a terra, punto numero 5 per le ospiti, 3-5 il punteggio. Ancora Gioli al servizio, tutta tesa, si ciascia la terza, poi l'attacco affidato a Botarelli, puro fuori, punto numero 4. 4-5 ed è proprio Botarelli che va al servizio. C'è un tuffo di Gioli, poi l'attacco di Romero, puro fuori, punto, allora numero 6 per Volley Talmasson, ci via Volley Talmasson. Nardini al servizio, palla che passa, Gibertini riceve in tuffo, faste di Repice, sulla parallela, gran punto di vittoria Repice, 5-6. Silvano Ciausce va al servizio. Pari. Subito puntare la senza verace, sei pari. Servizio, Bulgara, Ciascia, Cenegioni, poi l'attacco a
9 Irene Gomiero, 6-7 torna al servizio, quindi formazione Iulana con Martina Stock. Poi la diagonale di Mason difeso dalla formazione ospite, contrattacco di Gioli, tocca il muro, può attaccare ancora Gioli, diagonale vincente, mantiene questa volta in difesa Gibertini, 8-9, intanto dicevamo era entrata Quarchioni nel frattempo. Giorgia Quarchioni, così dopo praticamente circa un mese di assenza per un infortunio alla caviglia torna in campo. Era ancora al servizio, riceve proprio Quarchioni, tiene bene, invece c'è un po' la fast, vincente, allora 9 pari, questo frangente si viaggia punto a punto, Quarchioni in campo in questo momento al posto di Giorgio. Bortoli si va dalla seconda linea a Sonia, palla fuori.
10-12, la palla era fuori, effettivamente giusta la chiamata dell'arbitro. Di nuovo più due per Volley Talmason al servizio con la numero 17 King. Viene murata questa volta, allora arriva il punto numero 14 per Volley Talmason, parità. Nardini al servizio, Martina, stop in battuta.
palla a terra, allora punto numero 17. Palla a terra, adesso time out napoletano, quindi per campo al servizio stocco, riceve Mason, poi la fast di Repice, difesa da Gioli, il contrattacco affidato a Gomiero, tocca il muro, palla a terra, 16-18, più due questa volta per Volley Talmas, difesa bene la squadra ospite, poi Gomiero è riuscito a passare, stocco rimane al servizio. Amazon, che poi va anche ad attaccare col pallonetto, ci arriva Gomiero, stop, palleggia in bagger per l'attacco, gli dato la, c'è la difesa di Bortoli e poi però l'invasione, Gomiero che andava a chiudere senza muro, 17-18, ingenuità questa volta della formazione numero 19 e Irene Gomiero va in battuta. Non chiude sulla ricezione lunga Cipertino e poi clamorosa Bader per un nuovo attacco, termina direttamente sul soffitto del Palascoppa. Prende un'altra grande opportunità per cominciare a mettere lo scambio sulla situazione di Berlino. Poi ha sbagliato la buona palla.
22. Ed è proprio Jessica Jolly al servizio. Una palla non facile, colpito forte, la palla è passata tra le mani del polso. Servizio di Jolly adesso. Cessione di Quarchioni, poi l'attacco affidato a Botanelli, tocca il muro, ricostruisce allora Stocco, si va da Gommiero, pallonetto, si scorda la situazione di Bertini, che allora 20-23, questo è un punto importante perché permette al Volley d'Almasson di andare a due punti dal set e quindi di allungare la partita. Respira Soverato, ma vediamo se c'è questa terza occasione sicuramente una squadra diversa rispetto alla prima, complice anche qualche errore di troppo di Soverato. Botarelli al servizio, Johnny riceve, poi l'attacco affidato a Gommiero, muro in campo, fasi cruciali del parziale, forse anche della gara, 22-23 il punteggio. Botarelli al servizio, riceve il libero ospite, poi la fast di Nardini, muro di Quarchioni, palla che resta in campo, e allora 23 pari, 3-0 di break di Soverato, dal 20-23 a 23 pari, torna in campo con il numero 3 Petruzziello, per cambia la diagonale palleggiata opposta, Petruzziello è quest'anno in campo per Stocco e Atala nella Volley d'Almasson. Botarelli rimane al servizio. Battuta buona di Botarelli, attacca poi, ma c'è la difesa di Gibertini sul su Gommiero, e poi pallonetto di Quarchioni. La seconda linea, Jolly, punto! 23-24 e allora set point per Volley d'Almasson per allungare la gara su questo bolide della seconda linea di Jessica Jolly. Non ha trattenuto in difesa Soverato. Un pallonetto difeso in tuffo da Botarelli e poi tocco di seconda di Stocco, punto numero 25, allora con Stocco che fa valere tutti i suoi 190 centimetri e allora partita che si allunga, 23-25, 2-1 Soverato, e noi ci fermiamo per un break.
Torniamo in cronaca dal Palazzo Coppa di Soverante. Inizia adesso il quarto set tra Volley Soverante e Volley CDA Talmason. Si comporta di battuta per il Soverato, subito l'attacco di Gioli per le ospiti, difesa di Gibertini e contrattacco di Mason. Primo punto per Soverato, questo quarto set. Ricordiamo i parziali 25-17, 25-19, 23-25, 2-1 Volley Soverato. Che non è riuscito a chiudere la contesa con Talmason, che comunque ha giocato un buonissimo terzo set, è riuscito a spuntarla a fondo. Porto nel servizio adesso, sezione di Ponte, poi l'attacco affidato a Nata, la tocca il muro sulla parallela, ci arriva Cittadini, poi il bagno, Canova per l'attacco di Potarelli, nettamente out. Primo palo. Tocca il muro, ci arriva in tuffo Botanelli, poi attacca Mason, c'è la difesa di Stocco, poi Magher, Nardini per l'attacco di Gioli, tocca il muro, ci arriva Quartioni, ricostruisce Bortoli, si va da Botanelli, l'attacco in diagonale, c'è la difesa di Gomiero, il contrattacco di Gomiero da seconda linea, punto, tocca solamente Quartioni, 1-2. In campo anche questo quarto set Giorgia Quartioni a causa di un problema accusato in precedenza da Silvana Ciausceva, la bulgara, che quindi è stata costretta a uscire. Ora sulla parallela viene colpita di fatto la numero 7 Barba Zeni da Mason, punto numero 2 anche per Soverato. Fase di gioco, ha accusato un problema al ginocchio se non erro, Silvana Ciausceva, e quindi è stata costretta a uscire, allora Quartioni rimane in campo, stabilmente già dal terzo set. Adesso l'attacco di Gioli, palla a terra in diagonale, punto numero 3 per Volley Talmason, che sicuramente è rinvigorito dopo la vittoria di questo terzo set, che ha allungato la sfida, ha trovato nuove energie, nuovi stimoli la squadra di coach Guidetti, questo terzo set vinto al voto finale. C'è Gibertini, poi l'attacco di Quartioni, non può arrivare, Quartioni palla sulla sticella, 2-4. Palla al servizio, la numero 17, Kinga Atala. Poi l'attacco affidato proprio a Quartioni, vincendo il gioco di Giorgia Quartioni, 3-4. Thank you.
attaccata da rete, c'è Nardini in difesa, contrattacco affidato a Giorgio seconda linea, c'è la difesa di Masson, può ricostruire il punto, però Stocco con questa free ball, palla per Gomiero, questo pallone spinto riesce a sorprendere la difesa di Soverano. 4-7, non c'è arrivata Masson, Nardini rimane al servizio. Per Ciausceva, che in una fase di gioco ha cucciato un problemino al ginocchio, c'è l'errore in battuta da Nardo di Stocco, 6-9, un problema al ginocchio cadendo da un salto, 6-7,
torna sul Taraflex dopo il time out voluto questa volta da coach Ettore Guidetti. Bortoli al servizio per Soverato, out il servizio di Bortoli, 8-11. Dall'altra parte Marchioni, poi l'attacco affidato a Botarelli che viene murata, ma può ricostruire il punto Bortoli, si va da Mason, palla molto vincente, dichiara Mason, colpo intelligente della schiacciatrice classe 2000 del volle Soverato, Chiara Mason, 9-11. Ed è proprio Mason che va al servizio, c'era in tuffo Comiero. Jolie gioca sul muro, una palla difficilissima, ottiene il punto numero 12 la sua squadra, allora pigliatela al servizio. Jameson, poi il primo tempo di Canepa, palla a terra con l'aiuto del nastro, punto numero 10 per Soverato. Situazione lunga adesso, allora ricostruisce il punto Bortoli, si va da Bottanelli,
affidato a Mason, la diagonale che Ruggi ha provato a contenere il colpo, palla che comunque termina fuori, allora qui in città. Repici al servizio.
errore di Gomiero dalla seconda linea. Adesso Masson al servizio, riceve Ponte, posizione lunga, si lotta a muro, adesso Soverato può ricostruire il punto, si va da Botarelli, palla a terra con il numero 19, i due Soverati, break di Soverato. Volta e quarto tocco di fatto, perché non riescono a mandare la palla dall'altra parte le ragazze di Cosci Napolitano. 19 pari, time out, volle Soverato questa volta. Sul Taraflex, 19 pari, il punteggio vincente, questo quarto set punto a punto. Volle Thomason al servizio con Atala, riceve Gibertini, l'attacco affidato a Quarchioni, murata però dalla numero 10 Martina Stocco, palleggiatrice che fa valere tutti i suoi 190 centimetri anche in questa circostanza. 19-20, muro importante in uscita dal timeout voluto però da Cosci Napolitano. E allora ancora in battuta Atala per la squadra ospite. Gibertini con una ricezione problematica, Botarelli attacca, difende Volley Thomason da seconda linea, Gomiero, gran palla a terra di Gomiero, 19-21, break di Thomason, di Volley Thomason, che si porta a più 2, gran punto questo, direi da seconda linea. E allora rimane in battuta Kinga Atala. Out la battuta questa volta, poco ma fuori la battuta di Kinga Atala, la battuta forse sotto la di Parpelli per Caneva, per la Soverata, la battuta di Chiara di Parpelli. Parpelli, in difficoltà di ricezione questa volta Gomiero, poi attacca, staccata da rete, Goli, ma gran punto, c'era arrivata di Parpelli, palla a terra però, e allora 20-22, gran punto di Goli, staccata da rete, non era facile, bolide in diagonale, non trattenuto da Parpelli, ed è proprio Jessica Goli che va al servizio. Passa dopo il tocco del nastro, c'è il tuffo Gibertini, attacca Botarelli, c'è il muro, salva tutto, tocco, anzi no, palla fuori, allora punto Soverato, mantenere in gioco la palla, e allora la palla però è terminata fuori, allora vengo Botarelli al servizio. Riceve Gioli, poi l'attacco Minardini sulla parallela, una B di Daniela Nardini, 21-23, tocca solamente Gibertini, di nuovo più 2,
per Volley Talmasson, si chiamando in battuta Daniela Nardini, è praticamente a due punti dal tiebreak. Esce Giovi, intanto adesso entra Posa, qualche problemino per lei. Nardini al servizio, divertiti l'attacco in fase dei replici. 22-23 il capitano con la fast per il meno uno di Soverato. Quartiere al servizio, Romero riceve, poi non può attaccare, non si intendono giocatrici di del Volley Talmasson, c'è uno fuori di massimo, sprecato l'attacco da la formazione ospite, ne ha prontamente approfittato Soverato, brava Chiara Masson a giocare sul muro, e allora 23 pari, rimane in battuta. Forza, c'è Comiero, questa volta bene, poi va anche ad attaccare Comiero, tocca il muro, ci arriva Marchioni, Borto li ricostruisce, si vede Amazon che questa volta non chiude, dall'altra parte ancora Comiero, palla a terra sulla parallela, e allora arrivano due set point per rispedire ogni discorso al tie break per il Volley Talmasson. Chiedo scusa, 23-24 c'è il set point, eravamo 23 pari, chiedo scusa, set point Volley Talmasson, battuta lunga su Gibertini che riceve, poi Bortoli in bagno, ribalta il gioco per l'attacco di Masson, c'è la gran difesa e poi si lotta, palla a terra, muro, e allora punto numero 25 che arriva e si va al tie break qui al Palascoppa tra Volley Soverato e CDA Volley Talmasson, se noi ci fermiamo per un break.
in cronaca qui dal Palascoppa di Soverato, perché sta per iniziare il tie break di questa sfida tra Volley Soverato e Cidia Volley Talmasons. Punti parziali 25-17, 25-19, 23-25, 23-25. Soverato rimontato e che quindi ora deve disputare il tie break per cercare di cogliere almeno due punti per ottenere la vittoria. Volley Talmasons che però non molla, logicamente ha già conquistato un punto con il quarto set vinto e adesso sbaglia al servizio in avvio Irene Gomiero, 1-0 Soverato. Veramente la un po' destabilizzato il Volley Soverato. Non che Quarchioni stia facendo male, ma l'assetto che si era trovato in questa partita, un Soverato che comunque stava conducendo la gara abbastanza agevolmente, ha un po' destabilizzato la squadra di Coach Napolitano. Adesso muro di Annacane, va 2-0. Bortoli al servizio. Diceva Gomiero, poi l'attacco di Adala al muro, poi Gioli salva tutto. Gomiero ancora attacca Adala, palla toccata dal muro, salvata da Botarelli, e poi attacca ma sono in diagonale, c'è Gioli, stocco da seconda linea, Gomiero, dopo un tocco di Gibertini arriva il primo punto del tie break per Palmasson. Albanzeni al servizio per Volley Talmasons, 2-1 Soverato in questo tie break. Diceva Marchioni, Bortoli per l'attacco di Mason, curata questa volta, tolta poi Gibertini, palla fuori 2-2. Palleggia per l'attacco di Gioli, palla spinta, vincente che si chiude, che cade nel centro del campo della difesa di Soverato. Allora 2-3, break aperto di 3-0 da parte della formazione friulana, che rimane al servizio appunto con la numero 7, Dani Barbazzini. Tutta testa su Quarchioni, Nice, 2-4. Time out Soverato. Torna in campo dopo il time out voluto dal coach Napolitano, 2-4 il punteggio con Barbanzini ancora al servizio. Battuta lunga questa volta, 3-4 allora. E subito dopo il time out, quasi una consuetudine della palla al volo, errore battuta, 3-4. Ma sono dall'altra parte al servizio per Soverato. Riceve Gomiero, poi l'attacco affidato a Gata, la curata da Gata, 4 parti. Thank you.
Masson al servizio, riceve Gioni, poi l'attacco affidato proprio alla numero 2, Murata, salva tutto Gomiero, poi ancora Gioni può attaccare, palla a terra in diagonale, allora 4-5. Inga Adala al servizio. Attacco di Botarelli adesso, diagonale vincente di Irene Botarelli, 5-5. Cane va al servizio. Affidato proprio alla numero 2, palla a terra, sulla palla spinta ancora nel centro, palla che va a cadere nel centro del campo di Soverato, 5-6. Sono capitati più punti questo genere, questo Soverato sempre colpo di sorpresa in quella zona di campo, 5-6, allora Giorgio al servizio. Però la palla toccato terra, allora prima di essere raccolta da Cerruto in buffa, allora 6-6 nel pallonetto comunque di Botarelli, sulla palla non fa, c'è per chiudere le Botarelli che va al servizio. Sezione di Ponte, poi l'attacco, la seconda linea di Gioni, piazzato, difeso da Botarelli, repice dall'altra parte, può ricostruire il punto stocco, si va da Gomiero, gran diagonale ma grande difesa di Gibertini e poi attacca Quarchioni, palla difesa dalle ospite, contrattacco di Gomiero, sbaglia Gibertini questa volta, voleva di fatto con questa difesa già palleggiare per le compagne, 6-7 Nardini al servizio. Nardini al servizio, 6 Soverato, 7 Talmasson. Riceve Gibertini, attacco in fast di Repice, Murata, ma salva tutto Bortoli. Gibertini, Bagher, per l'attacco di Quarchioni dall'altra parte. Punto diagonale di Giorgio Quarchioni, 7 pari. Ed è proprio Giorgio Quarchioni che va al servizio. Riceve Gomiero, poi l'attacco affidato proprio a Gomiero, palla spinta, passione però, allora 8-7 Soverato e cambio di campo. Il punteggio al cambio di campo per il Volley Soverato con Quarchione al servizio. Ames, 9-7, ce l'è male in tuffo Gioli, allora Soverata più 2. Thank you.
time out questa volta per Guidetti e per Talmason. Gioli, c'è la difesa sul diagonale di Quarchioni e poi la seconda linea ci prova Mason col pallonetto, c'è la difesa di Stocco, ancora il libero ospite in bagger per l'attacco di Rumiero, la seconda linea, tocca Mason, palla a terra 12 pari, scambio prolungato, alla meglio però
Volley Talmasson spremiata la tenacia e la caparbietà in difesa della formazione ospite, che ha tirato su da terra una palla quasi impossibile. E allora 12 pari, continuano le emozioni al Palascoppa. Al servizio ci va con il numero 17 King Atala. Ospita al Soverato, che torna avanti 13-12. Errori da una parte e dall'altra anche in questo tie break. Riparbelli per Canepa, va al servizio Chiara Riparbelli, 13-12. Poi Stocco, tocco di seconda, c'è l'invasione a rete di Quarchioni, e allora punto numero 13 anche per Volley Talmasson, che ora va in battuta con Jessica Gioli. Oioli. Il Soverato si attacca ancora con Botarelli, c'è ancora la difesa della squadra ospite, da seconda linea Violi, palla che passa dopo il tocco a muro di Repice, poi Quarchioni, ancora la difesa della squadra ospite, attacca nuovamente Botarelli, Murata, ma poi giocare il punto Soverato, Bortoli, si va ancora da Botarelli, pallonetto ben piazzato al libero ospite, allora contrattacco di Gommiero, muro però di Botarelli, 14-13, e c'è match point Soverato al termine di uno scambio emozionante, prolungato. Ha avuto la meglio la formazione di casa con questo muro, dopo che più di una volta non avevano chiuso il punto che abbiamo conosciuto. Match point Soverato 14-13, ma bravo anche alla formazione friulana del Volley Talmasson, perché ha lottato sull'ennesimo punto e praticamente ha complicato ulteriormente la vita al Volley Soverato. Adesso manda in battuta Irene Botarelli. Riceve Gioli, l'attacco di Nardini, c'è la gran difesa prima di Masone e poi di Gibertini. Botarelli da seconda linea, c'è ancora Gioli che difende, ed è proprio Gioli da seconda linea, gran punto di Jessica Gioli, 14 pari, annullato il match point. E si va avanti ad oltranza. Allora, ha fatto un bell'attacco Daniela Nardini, ma c'era stata una gran difesa del Soverato, ma Gioli però è stata fredda poi la seconda linea. Adesso Daniela Nardini va in battuta su 14 pari, battuta consueta, piede a terra su Quarchioni che riceve, poi la fasta di Repice, out. E allora il match point ce l'ha il Volley Talmasson su questo errore in fase di Repice, inevitabile il time out per coach Bruno Napolitano. Torna in campo, match point per il Volley Talmasson qui al Palascoppa, 14-15 punteggio in questo avvincente tiebreak giocato sui binari dell'equilibrio. Battuta di Nardini, piedi a terra, riceve Mason, poi Bortoli per l'attacco, affidata a Quarchioni che lo annulla con questo diagonale vincente, 15 punti.
pari, si va avanti. Ed è proprio Giorgio Marchioni che va al servizio. Un match point per parte, sì. Partita che va avanti. Servizio, parità 15 pari in questo tie break. La seconda linea, Gioli, gran difesa di Cipertini, poi il contrattacco di Botarelli, la seconda linea, ancora difesa del volley d'Almason, ma può ricostruire il punto Bortoli, si va ad Amazon, c'è la difesa del libero ospite, poi il contrattacco, muro, invece Bortoli, e allora ancora match point per Cioverato, 16-15. Guarchioni al servizio. Al servizio 16-15. C'è Geneli Gommiero, poi l'attacco di Gioli, la seconda linea. Palla sul soffitto del Palascoppa dopo il tocco in difesa di Guarchioni. Allora 16 pari, annullato anche questo match point. Si continua con Martina Stocco in battuta per la formazione friulana. Servizio di Stocco su Givertini che riceve, poi l'attacco affidato a Masotti, c'è il muro, ma c'è stata un'invasione, secondo il primo arbitro Marco Colucci. Allora terzo match point per Soverato, 17-16, è andata bene Soverato con questa invasione a muro perché c'era stato il muro importante da parte di Bolletta. Tanto cane va per i Barbelli nel Soverato. E al servizio per questo match point sul 17-16 ci va Vittoria Repice, il capitano. Terzo match point per Soverato. Stocco in bagger per l'attacco. Iatala tocca il muro e salva tutto Guarchioni. Contrattacco affidato a Mason, pallonetto. Si salva ancora una volta Talmason. E poi però free ball Soverato, Repice, palla per Mason, difesa ancora della volley Talmason, palla dall'altra parte, ancora free ball di fatto per Soverato, fast di Caneva, difesa ancora una volta dalla formazione ospite, ma ancora free ball Soverato, Repice, Bortoli, si va da Mason, tocca il muro, si chiude qui, con il punto di Chiara Mason, 18-16 al Palascoppa, 3-2 per il volley Soverato, al termine di una partita avvincente ed emozionante, 2 punti per la formazione di coach Bruno Napolitano, 1 punto per la formazione di coach Ettore Guidetti, una partita entusiasmante ed avvincente, che sembrava essere diretta verso la via di Soverato, ma che ha saputo raddrizzare il volley Talmason, e portarla al timbre, ha avuto anche un match point la formazione di coach Guidetti, con l'onore delle armi, 18-16, e alla formazione che vanno i complimenti perché ha fatto un'ottima gara, non ha mai mollato anche un po' pesante tentato qui a Palascoppa con le ore, troverete sicuramente condizionato dopo l'infortunio all'inizio terzo set di Ciauscher e poi man mano è riuscito piano piano a riprendersi e a lottare nel title, che non era facile dopo essere stato rimontato di 2 set. Comunque 2 punti alla fine arrivano per le biancorosse, 1 per il volley Talmason. Applausi ambe le compagine per la bella gara disputata e per le emozioni regalate. Io ringrazio Antonio Siciliano per le riprese e l'assistenza tecnica, ringrazio e saluto gli internauti, gli amici del Friuli che ci hanno seguito in diretta streaming, grazie a vollesoverato.it, da parte di Pietro Rosella il più cordiale dei saluti e le arrivederci ai prossimi eventi sportivi targati S1TV.